Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono Andrelink91 ed oggi siamo su Dragon Ball Z Kakarot. Mi avete scritto in molti che preferite questo gameplay se portato con facecam e commentary e quindi ho deciso di riproporlo, ovviamente non ripartendo da capo, ma almeno riproporlo in questa maniera. Quindi, cominciamo. Dunque, dobbiamo raggiungere a quanto pare chi è Gohan e gli altri, sì, perfetto. Allora, vediamo un po' dove sono. Sono di qua. Vediamo un po' se riusciamo a vedere. Eccola, il fascio di luce che indica sempre la posizione che bisogna raggiungere. Se volassero un po' più veloci i personaggi sarebbe meglio, però più di questo i programmatori non hanno fatto, quindi ce lo facciamo andare bene comunque. Freezer nello scorso episodio si è trasformato. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Dov'è Vegeta? Tascheni con noga! No! Non di aizga! Nani? Aizza! Sknaktomo! Soto no giusho da tazza! 二度と復活できぬよう粉々にしてくれる太陽拳うわっくっぬぬがベジータ今だ攻撃してくれ。Ora io scusa, non vorrei parlare durante le cutscene, ma devo. Krillin l'ho accecato, Freezer gli sta qui. Ti sta vicino. Ci vuole qualche secondo per fare il Kienzan. Però tu ti allontani un attimo. Non devi urlarlo, Kienzan. Lo fai e lo tagli. Sì, magari Freezer nel frattempo ha imparato a percepire il Ki e quindi può vedere Krillin che con l'aura crea il Kienzan e lo attacca. Però, cioè, questa scena Toriyama l'ha pensata malissimo nel... Anche il fattore Saiyan che diventavano più forti una volta che raggiungevano il punto di morte, più o meno. E questa cosa anche si è persa poi andando avanti con le saghe, perché a quel punto i livelli combattivi erano praticamente talmente alti che non aveva neanche più senso starli a misurare. È quello che abbiamo ucciso sulla terra, tranquillo. Beh, Vegeta, tu lo sai perché. Cosa? Certo, mo ha fatto la fusione con Namek-chan, allora tutto no? È imbattibile, chiunque se la vedrà con me sarà sconfitto. Sì, certo. Oh, cavoli, ma quante ne prendiamo? Oh. No. Oh, cavoli, ragazzi, ma quante ce ne prendiamo di botte? Vai. Come stiamo messi? Onda esplosiva, cannone... Ok, vai. Vabbè, ci ho provato, dai. Io lo sapete che ci provo sempre a fare attacchi. Se avete seguito il gameplay sapete che mi piace fare gli attacchi speciali. Ah, ok, questo... Ah, non era a seguire? Con quale mi sono sbagliato allora? No, non con quello di Gohan, perché pensavo che lo seguisse. Wow, no! Che sto facendo? Porca zozza, ma dai, ma stava fermo. Certe volte il computer, no, fa delle cose e tu ti impari a giocare in una certa maniera. Altre volte, invece, come questa, ti sorprende. Perfetto, botta.
Cos'era quello? Cosa fai? Ora! Ma... Che... Ok, sapete che c'è. Ora basta. No, non si è difeso in tempo. L'ha sentito, insomma, dai. Sì, però ragazzi, pure loro, cioè, tu li colpisci, non sentono niente. Ma dai! Oh, ma insomma... No, ragazzi, ora è una cosa proprio di principio. Ora è una cosa di principio proprio, ce l'ho proprio a morte stavolta. No, ok, perfetto. Così. Ah, troppo forse il G. Sì, il G ricarica troppo. Ho sbagliato, vedi? Però, sì, però... Perché ho parlato con mio cugino e mi ha raccontato, no, che lui già ha finito il gioco, perché vabbè, ci hanno irradato malissimo. Ok. Non è quello il problema. Il problema mi ha raccontato di un personaggio che mi ha detto che devo sconfiggerlo assolutamente il prima possibile. Perché, sapete, perché già l'ho visto altre volte, no? In Dragon Ball, qui. Che i personaggi, quando fanno la loro finisher, diciamo, chiamiamola finisher, cosa fanno? Fa la cutscene e tu non puoi fare nulla per fermarli. A parte che non mi ha tolto nulla ora, quindi anche non ricaricavo la vita... Ce la facevo tranquillamente. Vabbè, ho sprecato una pozione. Capito? Quindi, quando fanno la finisher, anche tu stai facendo l'attacco speciale. Niente, si ferma tutto, ti blocca l'attacco e attaccano loro. E questa cosa, ragazzi, non è giusta. Negli altri giochi o c'era uno scontro tipo tra Kamehameha e dovevi spaccarti il polso e la spalla per riuscire a fare la Kamehameha. Qui invece nulla. Qui non puoi in alcun modo contrattaccare. Sì, è ovvio che Piccolo è molto più forte. Parte l'allenamento da Reikaio con la gravità e tutto il resto. È l'assimilazione che gli ha fatto guadagnare molta forza. Mm. Si trasforma? どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか?何?貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ。この変身だと?だいそう。よし。先に絶望感を与えておいてやろう。うん、せ。どうしようもない。絶望感をな。このフリーザは ovvio che se ti trasformi la potenza aumenta, non è una novità. Mo c'è quella più brutta che io abbia mai visto, cioè nessuna trasformazione può essere più brutta di questa, ragazzi, eh già. Mica tanto vorrei. Quindi lui non è mai arrivato ad usare il massimo del suo potenziale, sì. Poi in realtà Toriyama questa cosa se l'ha dimenticata perché, vabbè, certo. Sì. Sta parte me la ricordo sempre. La ricorderò sempre. Ecco, perché la testa ha assunto quella forma così? Non l'ho mai capito questa trasformazione, sinceramente. Hajime Mashoka.
E mo insieme a Gohan, sperando che Gohan. Posso fare l'assist con Gohan, perciò. Preso! Che soddisfazione! Masenko! No, guardalo, vedi? Vedi? Ecco, questa tipo è la finisher che ha lui ora. Ma da, eccolo, eccolo, non puoi fare nulla. O non so se si può scansare all'ultimo tipo. Che cavolo è? Eh sì, vabbè però. Non è giusto, ragazzi, eh. Ti blocca all'ultimo, ti blocca. Vai, beccati questo, maledetto. Ok, ho capito perché. Cosa? Ah, non me l'ha fatta? Cioè, così da solo. Fatto beh, beccati questa, Frieza. Come lo chiamano i giapponesi? Frieza! No, Gohan, maledetto! Dovevi tenerlo fermo lì, c'avevi solo un lavoro da fare. Uno! Vai. Ti piacciono le... Ragazzi, è fatta! Basta premere un tasto ora, è fatta! Ma quanto sappo! Oh yes! La barra dello stordimento è quasi piena! Eccola, eccola! Vai! Bella, eh! Bella! Sì, l'avevo già vista prima, ma mi ha seccato Freezer, vabbè. Però è bella, eh? La prima volta che la vedo, molto bella. Sapevo co a cosa andavo incontro perché ci stavo pensando. Bello. いくら大嫌いなお前だってそんなこと、もうすぐ悟空も蘇ることだし、カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。Oh, riguardo a questa cosa, io ho una teoria molto interessante. Io ho sempre pensato, però arriviamoci, quando ci arriviamo ve la dico. Ah, eccolo, va. E mo dente fa il piccolo stronzo. Perché devo curare piccolo prima? お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんなやつは治せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、
気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだフリーザか。変身が完了したんだ。デンデお願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。ecco, riguardo a questo qui, io ora ho la teoria. Ecco, il Super Saiyan. Nell'idea iniziale di Toriyama era che il Super Saiyan dovesse avere i capelli neri. Però comunque sia a punta. Io ho sempre pensato che in realtà qui Vegeta fosse diventato un Super Saiyan, ma che non avesse raggiunto il livello necessario a sconfiggere Freezer. Poi vabbè, è successo quello che è successo, si è allenato, perché c'è stato quello sbaglio con i capelli biondi e tutto il resto, quindi ok. Però io sono sicuro che qui Vegeta avesse raggiunto lo stadio di Super Saiyan, ma che non, appunto, non avesse la forza necessaria, perché poi anche riporta il colore nero che voleva dare Toriyama. I capelli che sono a punta uguali, Vegeta non cambia i capelli, la formazione dei capelli, più a punta di quelli, cosa vuoi? Dende! Ano Namek Seijin ga omae tachi o fukkatsu sakete ita no misasete moratta yo. Demo これで復活はできない。さて、始めようか、皆さん。Che poi non ho mai capito una cosa io. Perché gli date il tempo di potenziarsi? Non potreste semplicemente, cioè attaccarlo mentre si sta potenziando? Posso capire forse se avesse mai spiegato Toriyama che quando ti potenzi, l'aura, appunto, ti fa da scudo. E sì, è un riferimento, cioè, è un riferimento. One Piece ha preso come riferimento l'haki dell'armatura. Infatti, se vi ricordate, Goku contro Trunks, poi lo vedremo, ma tanto oramai Dragon Ball c'ha 30 anni passati, quando Trunks attacca Goku con la spada, a Goku è bastato un dito perché appunto il ki o Haki fa da armatura se lo concentra in una sola parte, così come l'aura fa da armatura, però quando appunto combatti armatura contro armatura ci pigli comunque le botte. Ad ogni modo, per questo video è tutto, nel prossimo appunto vedremo, succederà quello che succederà e finalmente forse sconfiggeremo anche Freezer. Penso che ci manchi, forse sì, basterebbe anche un altro solo capitolo. Bene Cugge, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e anche foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!